Alessandra Nardini, consigliera regionale del PD, oggi è in votazione la legge sulla geotermia, siete soddisfatti? Sì, siamo assolutamente soddisfatti perché questa è una legge attesa da tanto, troppo tempo anzi direi, una legge importantissima, fondamentale per la nostra regione perché la geotermia è una risorsa ecocompatibile ed economicamente importante per molti territori della Toscana, penso al territorio della Val di Cecina da cui proveniamo, della nostra provincia. Io credo che questa legge dimostri come la Toscana abbia saputo e sostenga coniugare sviluppo, occupazione ma anche tutela e rispetto per l'ambiente. Io credo che questo sia un obiettivo che dobbiamo perseguire e dobbiamo farlo anche usando le migliori tecnologie che oggi grazie all'innovazione tecnologica abbiamo a disposizione per provare ad abbattere l'impatto ambientale. Questa è una delle nostre prerogative e continueremo a lavorare in questo senso, continuando a permettere che intere aree della nostra regione possano continuare a svilupparsi e a crescere. E colgo l'occasione anche per fare un appello alle forze politiche che governano il nostro Paese. Venga posto rimedio all'errore scellerato di togliere dal decreto sulle energie rinnovabili gli incentivi per la geotermia, altrimenti intere aree della nostra Toscana saranno condannate drammaticamente allo spopolamento e su questo, se così fosse, noi continueremo a far sentire forte e chiara la nostra voce a fianco degli amministratori locali, delle cittadine e dei cittadini, delle imprese, del mondo dei lavoratori e del sindacato che giustamente in questi mesi sono scesi in piazza per chiedere che il governo intervenga su questo e faccia chiarezza.